Il video, per chi è appassionato di calcio può vedere il video. Faremo degli interventi brevi, così intanto i camerieri iniziano a ordinare la pizza politica, che ci dà l'opportunità e il modo di stare assieme e vederci dopo tante volte che ci siamo visti nel periodo più caldo della campagna elettorale. Poi dopo un po' di tempo, in estate, non ci ha dato modo di vederci tutti assieme, ma magari nei nostri ambienti un po' ci siamo visti e gli abbiamo parlato, e oggi siamo qui per una serie di questioni, di ragioni che va bene informare le persone, va bene stare in contatto e quindi anche sentire da voi magari a tavola. Buonasera a tutti, come ha detto Beniamino, poche parole. Allora, il Consiglio Comunale, noi come partito siamo un partito sicuramente responsabile, non ci confondiamo con i responsabili che vanno adesso di Scilipoti, ma vogliamo dire che il nostro atteggiamento è un atteggiamento fin dall'inizio, ci siamo ripromesso con i nostri consiglieri di non fare una opposizione a prescindere, scontri frontali, perché in questo momento particolare secondo noi non verrebbe capito. Allora, cosa abbiamo fatto? In questi provvedimenti, perché sono stati pochi che sono venuti in questi 3 o 4 mesi, abbiamo cercato di vedere anche di interagire con la maggioranza per portare a casa anche qualcosa di importante su questo piano casa. Il piano casa è passato anche con successo, siamo riusciti, visto che loro hanno voluto mettere le mani su questo piano casa, abbiamo cercato nel limite del possibile con i nostri tecnici, con le categorie, di riuscire anche noi. Buonasera signore. Buonasera. Allora, vi vedo particolarmente contente, ma come mai? Felicissime, perché siamo qua con Beniamino. Ah. Allora, senti adesso. Allora, io stamattina ho intervistato Mauro Matomassi. Ho letto sui giornali la critica che avete fatto. E io, da quel che posso capire, ovviamente non ho letto i documenti, le delibere, eccetera, però alla fine della fiera non mi sembra un grande errore. Stiamo parlando di terreni da un valore bassissimo, mi diceva 7.000-8.000 euro, e alla fine mi sembra di capire che non è danneggiato nessuno. No, sicuramente no, è il metodo, il modo. Cosa è successo? Che poi noi nell'albo pretorio abbiamo trovato questo terreno in vendita di nuovo, assieme ad altri 2 alienazioni che non sono venute né in commissione né in consiglio. Allora io mi chiedo, perché la prima è venuta direttamente in consiglio già con il compratore e le altre 2 sono andati nell'albo pretorio senza fare il percorso obbligatorio, cioè commissione e consiglio, perché poi venga terminato. Allora, con l'amico Michele mi consigliava un libro. Allora, che libro è? Il manifesto del Partito Comunista. Pensi che mi sia di utile, dici? Sì, perché devo usare una cultura comunista per... Ma come, siamo qua alla riunione del PDL e tu mi consigli di leggere il... Appunto, Paco Diccio! Il partito, siamo tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica che viene avanzata a livello nazionale, e quindi ci riconosciamo nel Presidente del Consiglio, ci riconosciamo nella segreteria del partito, e poi siamo a livello periferico tutti coloro che hanno affrontato queste battaglie, qualche volta anche prendendo delle decisioni molto dure, ma dovevamo dimostrare alla gente che non potevamo supini di fronte a chi pretendeva di portare il partito su un vicolo cieco che sicuramente ci avrebbe poi alla fine danneggiato in maniera pesante. La campagna elettorale che abbiamo fatto sapevamo già in partenza che era difficile e che non ci avrebbe visto premiati, però abbiamo voluto rompere col passato appositamente perché la politica portata avanti da Romano Chiozzo non ci convinceva e era più basata su... Giorgio, ma è vero che vi hanno tolto la fotografia di Brunetto in comune? Adesso l'abbiamo preso le elezioni. Ci hanno detto che dopo perso le elezioni ti hanno subito tranciato la foto di Brunetta, no? È così? Non risponde al vero questo? Non risponde al vero. Ho capito, va bene. Allora, Presidente Tesserini, vediamo una serata particolare di una giornata particolare.
Cosa ci racconta di oggi? Cosa è successo in regione? Oggi in regione è una giornata straordinaria. Perché abbiamo licenziato lo Statuto del Veneto e abbiamo ottenuto che tutte le forze politiche lo hanno approvato, quindi un voto unanime. È un dato di straordinaria rilevanza, posto che nessuna regione in Italia ha il proprio statuto approvato all'unanimità, e questo diventa un segnale importante che il Consiglio vuole trasmettere alla collettività veneta per testimoniare come questa capacità di coesione sui temi importanti che riguardano la vita istituzionale della regione siano stati compresi per dare una risposta e anche un esempio alla struttura amministrativa degli altri enti come le province e i comuni. Perché siamo all'interno di un'azione difficile, di crisi, e quindi crediamo che sia sempre più utile ricercare le collaborazioni piuttosto che lo scontro. Questo è avvenuto attraverso una gestione molto complicata all'interno del Consiglio regionale. Abbiamo fatto giorni e notte per trovare una quadra, ma questa poi è diventata utile perché abbiamo trovato una risposta positiva. Mettiamo insieme una nuova carta costituzionale, gestiamo il contenimento dei costi della politica e rilanciamo l'attività economica della nostra regione. E questo avviene con uno spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche, il che non significa fare pasticci tra maggioranza e minoranza, ma cogliere le opportunità che pur nelle diversità e nelle posizioni di distinguo si può operare per una risposta a queste situazioni di difficoltà. Dico bene anche del fatto che finita la giornata a Venezia sono venuto qui al Tomato, dove Beniamino, con la sua straordinaria capacità organizzativa, ha messo insieme gli amici per fare il punto sulla situazione politica e per rilanciare un'azione forte del Popolo di Libertà in ordine ai problemi che abbiamo all'interno dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione provinciale e della realtà regionale. Siamo all'interno di una stagione dei congressi, andremo nel mese di novembre a eleggere il segretario o coordinatore provinciale del Popolo della Libertà, e quindi è una mobilitazione degli iscritti anche in riferimento alla confusione, se vogliamo chiamarla così, a livello nazionale, che serve un po' a tutti per capire come vanno le cose, ma per non perdere la passione e l'amore. Lei, signor Ignazio? Sì. Ma so che gira una rima, Ignazio? No, Ignazio. Quello c'era soltanto roba che dovevi dire. Tipo. Ma lei com'è che è così contento questa sera? La vedo molto contento. Perché sono scemi con due ragazzi. No? Ah, beh, infatti sono anche due belle signore. Non possiamo riprendere questa signora. No. Si nasconde. Ma lei è contento perché avete vinto, abbiamo vinto nel Molise? Perché sono in mezzo a degli amici. Bene. Vabbè, la risposta è. Beh, intanto vanno ringraziate le persone che mi hanno dato una mano al PDL a organizzare la serata, il gruppo consigliare, il consigliere provinciale Bullo, Carlo Alberto Tesserin dalla regione, Moreno Teso che ha partecipato e poi per un impegno e per la distanza è andato via prima. C'era l'occasione di stare assieme dopo una stagione elettorale passata, fare il punto della situazione su cosa succede a Chioggia dopo i primi 100 giorni della giunta Casson, dare un'informativa dell'attività provinciale, come giusto rendere conto ai cittadini dell'attività dell'annualità 2011, e anche di parlare della scadenza del 30 ottobre per il tesseramento al PDL. Stiamo raccogliendo le adesioni, molto importante, per avviarci al congresso di fine anno, congresso provinciale per l'elezione del nostro coordinatore. Si inizia a far politica in maniera seria, in maniera democratica, dopo alcuni anni di passaggio, di trasformazioni, di traghettamenti per creare una realtà politica. A prescindere dal colore
dal simbolo o dal nome che in futuro, viste le vicissitudini, non si sa cosa sarà. L'importante è che ci sia un gruppo di persone, perché sono le persone che contano, che hanno delle idee, delle ideologie e che sono concrete nel territorio nel segnalare i problemi, e noi dobbiamo avere la capacità di coglierli in maniera seria e opportuna per dare delle risposte.